a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, fallo dire. È stato a finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto, il dolce ricordo, sbagliato dal tempo, ti porto da me. Con te la nostra, non c'erano soldi, ma tanta speranza. Domenica 26 luglio 2020, prima domenica dal trono della Serie A con il conseguimento della promozione in Serie A da parte del Crotone. Prima domenica e prima conferenza stampa del post promozione, pensando alla fase finale degli ultimi due turni e soprattutto preparando con la prima conferenza stampa la partita all'uscita del 37esimo turno contro il Frosinone, in programma domani sera alle ore 21 allo stadio comunale Ezio Scida. Buonasera a tutti da parte di Antonio Milano. Problemi tecnici hanno fatto sì che non tutti abbiano potuto seguire la diretta del post partita Livorno-Crotone con quella seconda parte che era un omaggio alla promozione e un aggiornamento su quelli che erano i risultati, perché il Crotone giorno venerdì 24 luglio si è presentato all'Armando Picchi di Livorno alle 18 alle 18.45, quindi con l'anticipo del 36esimo turno, e quindi ha dovuto aspettare, rinviando anche la partenza col volo charter diretto all'aeroporto Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, dove poi all'atterraggio è stata accolta dal popolo in festa cominciare a dare il via a quella che era la festa cittadina e l'incontro della squadra con i propri tifosi, che in questa fase del lockdown non sono stati presenti sia nello stadio delle trasferte che nel proprio stadio comunale Ezio Scida per effetto emergenza nazionale sanitaria Covid-19 e per le decisioni prese per affrontare i problemi relativi al virus del Covid-19, quindi le disposizioni per quanto riguarda lo sport che e le leghe delle varie serie A, B e Lega Pro professionistiche per quanto riguarda praticamente i maggiori campionati del calcio professionistico, e quindi ha dovuto rinviare anche il volo charter per poter attendere con ansia il risultato di Cremonese Spezia, che qualora avesse sorpreso con una potenziale vittoria dello Spezia sul campo della Cremonese, avrebbe dovuto rinviare l'aspetto della promozione, che invece è stata confermata dal risultato di 0-0, e quindi praticamente è avvenuta la consegna matematica della certezza della avvenuta promozione. Con la vittoria per 5-1 al 36esimo turno, il Crotone sbanca l'Armando Picchi di Livorno, cominciando con un passo sicuramente falso, un po' condizionato anche da una fase di nervosismo che ha dato il via solamente
in fase di recupero, di serenità dopo il primo cooling break segnato dall'arbitro, certamente ha favorito con l'intervento di Giovanni Stroppa nel fare i suoi sproni motivazionali alla squadra per ribaltare il risultato. Il risultato si apre di questa partita, si apre con un Livorno che certamente vuole fare la sua partita della vita. Ormai matematicamente retrocesso, non ha nulla da perdere, quindi cercare se non altro di salvare la faccia, fare la partita della vita, chiudere questa fase di campionato praticamente retrocedendo di qualche giorno al 24 appunto di luglio, quindi due giorni fa. Chiaramente queste ultime tre partite del turno 36esimo, siamo in vista del 37esimo turno e va guardato oltre, ma certamente molti di voi che ci seguite attraverso RDA Radio 1 e poi gli oltre 70 canali aderenti al circuito Spreaker e certamente anche le altre emittenti di punta maggiormente seguite qui a Roma da parte dei nostri beniamini ascoltatori, quali stapradio.it, Radio Ballerina One e poi soprattutto anche la fase della nostra pagina su Facebook dedicata un po' a tutto ciò che riguarda sport, ma non solo, anche cultura, musica e attualità in genere fra calcio e realtà di Original. Ci state seguendo, quindi ci seguirete in replica. Purtroppo abbiamo dovuto tagliare quelle che erano le puntate registrate del post della partita e certamente anche la puntata speciale dedicata ai risultati e alla classifica con i primi inni di festa praticamente che hanno manifestato la promozione del Crotone in Serie A proprio per la vittoria conseguita sul campo di Livorno per 5-1 e per effetto del pareggio 0-0 a reti inviolate sul campo di Cremona tra Cremonese e Spezia. E dunque siamo tornati oggi a sostituzione, un po' dandovi anche un assaggio di quello che è appunto stata la partita Livorno-Crotone e un po' il risultato finale delle partite e la classifica, per poi anche darvi un assaggio non solo della conferenza stampa del post e quindi dell'anticipo delle previsioni da parte di Mister Stroppa per quanto riguarda la partita in programma domani sera alle 21 per il 37esimo turno Crotone-Frosinone. Ma anche quelli che sono stati appunto i cori dei tifosi per tutta la nottata di venerdì fino all'alba di sabato per l'incontro con i giocatori, l'accoglienza della squadra per chi ha potuto farlo all'atterraggio del volo charter dedicato alla squadra del Crotone e quindi all'aeroporto Sant'Anna di Isola Capri Sudo e poi chiaramente la festa in piazza Pitagora che si è poi diramata per tutte le vie della città di Crotone per omaggiare la festa di questa nuova promozione, terza stagione in Serie A. Una prima promozione con la squadra del Crotone dalla B alla A e il passaggio di consegne dell'allenatore di allora Ivan Juric a poi la continuità con Davide Nicola, protagonista della salvezza poi di quella
stagione, la prima in Serie A, con la vittoria all'ultimo giorno, all'ultimo turno contro la Lazio per 3-1, che ha determinato appunto la seconda stagione e quindi la salvezza, quindi in un certo senso anche una promozione a tutti gli effetti per il suo secondo decorso in Serie A, che poi con l'improvvisa decisione di Davide Nicola di dare le dimissioni e la consegna a Walter Zenga, che per effetto anche di condizionamenti da parte di alcuni arbitri, soprattutto il più clamoroso per quanto concerne la partita contro il Cagliari, è negato chiaramente il gol regolarissimo di Ante Budimir, che poi è stato determinante per quanto concerne insieme anche alla trasferta contro il Chievo per la retrocessione matematica della Crotone, che agli inizi della prima stagione di retrocessione in Serie B aveva anche rincorso il Chievo per il caso appunto che ricorderete, il caso giudiziario che coinvolse sia il Parma che il Chievo, soprattutto Chievo e Foggia, per quanto riguarda le sopravvalutazioni dei giocatori e quindi le plusvalenze illecite ai danni appunto di Crotone e Palermo, cosa che il giudizio sportivo non ha certamente una situazione di stato come può essere per la, la giustizia civile e penale, ma soprattutto ha il condizionamento perché i giudici federali sono di natura privata e quindi nulla a che vedere appunto con l'amministrazione pubblica. E questa è la pecca che ha determinato quella retrocessione del Crotone in Serie B, il condizionamento della prima fase della scorsa stagione che ha portato Giovanni Stroppa ai primi risultati soddisfacenti e poi contestazioni dopo contestazioni, qualche sconfitta di troppo alla decisione di esonerarlo in un primo momento, di chiamare alla guida del Crotone Massimo Oddo, che poi anziché fare del bene ha certamente portato il Crotone all'ultima posizione per poi di nuovo tornare sui propri passi da parte della società e richiamare nuovamente Giovanni Stroppa, il quale Giovanni Stroppa poi sappiamo che è stato protagonista per la seconda parte del campionato partendo dall'ultimo posto in classifica e portare la squadra ad una difficile salvezza. Una difficile salvezza e poi ripartire dalla salvezza per portare il Crotone in Serie A in questa stagione. Un'altra stagione condizionata non poco, ma a questo diciamo in questo caso senza poter additare la eventuali colpe di risultati, ma soprattutto il condizionamento è stato dovuto ad una emergenza di carattere nazionale che ha portato ad un imprevisto e lungo lockdown proprio per caratteri di emergenza nazionale dovuti, come sapete, al Covid-19.
questo per fare un resoconto generale di queste ultime quattro stagioni del Crotone e per ritornare un po' indietro nel tempo a in un certo senso dare un prologo a questa edizione speciale di quest'oggi di M91 qui Crotone. Siamo qui, ripartiamo da questa promozione, ripartiamo da Livorno-Crotone, una partita che il Crotone ha affrontato con una prima fase nella prima mezz'ora appunto della partita, certamente un po' stanco, un po' demotivato, un po' sicuramente condizionato da un orario ormai al quale non era stato mai abituato in questa stagione, essendo state giocate la maggior parte delle partite in chiave serale alle ore 21, e certamente sono state poche quelle giocate o nel primo pomeriggio o in un orario, in una stagione estiva del tutto anomala, negli orari più caldi, e di conseguenza anche questo ha fatto sì che nella prima mezz'ora ci sia stata anche una fase di deconcentrazione che ha portato anche ad una fase di nervosismo per alcune interpretazioni arbitrali dubbie, soprattutto su un primo intervento su un giocatore del Crotone in area che le immagini dimostrerebbero esserci stati gli estremi per il rigore, ma che l'arbitro ha sottovalutato, e quindi già quello aveva determinato un po' di destabilizzazione all'interno del campo. Mentre per quanto concerne il secondo dubbio, poi le immagini hanno confermato che l'infortunio capitato al giocatore del Crotone in area non presentavano alcun estremo per concedere il rigore, ma questa serie di proteste, di questi inneschi di carattere nervoso hanno fatto sì da costare l'espulsione anticipata del DS Beppe Ursino. Quindi nei primi 31 minuti di gioco si è assistito anche a parecchi svarioni da parte del Crotone, e non solo del suo attaccante più atteso quale Nuan Cosimi, capocannoniere in questo momento e in testa alla classifica marcatori con 20 reti, e che prima della partita invece era ad una rete a pari merito, ad un numero di reti a pari merito con Pietro Iemmello. Certamente lo svarione di Luca Marrone ha fatto sì che Morelli rubasse un pallone e mettesse sui piedi di Trovato la palla giusta per insaccare Alex Cordaz, questo al 12° minuto. Passano 19 minuti prima che il Crotone riprenda le redini della partita, e in quella fase di stanca, certamente con il nervosismo accumulato, ci è voluto poi il primo cooling break per poter ripartire, per poter motivare la squadra da parte di Giovanni Stroppa, per poter poi consentire al Crotone di ripartire e di raddrizzare le sorti della partita. E infatti al 31° minuto, tra Junior Messias e Simi si innesca appunto l'effetto di questa motivazione, di questo intervento motivazionale da parte di Giovanni Stroppa, che fa sì che
su un tiro da parte degli attaccanti rossoblù, Ricci respinga la palla e Zanellato si trovasse al punto giusto, nel posto giusto, e sulla respinta battere a rete la rete del pareggio. Passano ben 4 minuti e Junior Messias sempre si inventa la palla che cambia le sorti della partita dopo il riequilibrio dato da Zanellato, e mettendo la palla giusta per l'attaccante Nuan Cosimi, che non ci pensa due volte ad insaccare il portiere Ricci. Al 40esimo è Alberto Gerbo che si trova una palla in aria ai limiti e calcia con disinvoltura, insaccando la porta e quindi portando Crotone nuovamente in vantaggio al 3-1. E su questo risultato poi le squadre vanno negli spogliatoi. Il Livorno con le due reti di vantaggio del Crotone accusa il colpo e di conseguenza non riesce a reagire, tanto è vero che tornando nella ripresa al 55esimo Salvatore Molina riesce ad emulare Zanellato e battere nuovamente a rete il pallone, battendo così Ricci e approfittando di una respinta con i pugni del portiere. Al 59esimo fa tutto da solo Nuan Cosimi, prende un pallone in aria e, sentitosi stretto alla cinta della vita, cerca di liberarsi, fa qualche passo in avanti e per poco non mette il pallone alle disposizioni degli attaccanti, e quindi a quel punto il giocatore che gli stringeva le mani intorno alla vita lo fa cadere, e quindi l'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Lo stesso Nuan Cosimi, con una sorta di cucchiaio smorzato senza rincorsa, riesce ad insaccare nuovamente Ricci e fissare il risultato, che rimarrà così fino alla fine per 5-1. Bisognerà poi aspettare i risultati della 36esima giornata, che chiaramente partivano alle 21, per poter dare al Crotone con questa svolta la certezza matematica di essere finalmente promosso in Serie A. Obiettivo del progetto dedicato da Giovanni Stroppa e costruito insieme alla famiglia Vrenna. Di conseguenza, partendo dal 5-1 del risultato di Livorno, le altre partite in programma alle ore 21 terminano con i seguenti risultati: Frosinone 2, Benevento 3. Frosinone prossima avversaria del Crotone allo stadio Ezio Scida proprio domani sera alle ore 21. Poi Chievo 4, Cittadella 1. Il Frosinone soccombe ad un Benevento che si era dato ad una fase di stanchezza dopo aver acquisito la promozione diretta in Serie A. E poi Salernitana 2, Empoli 4, Venezia 1, Juve Stabia 0, Virtus Entella 0, Perugia 2, Trapani 1, Pescara 0, Cosenza 2, Pisa 1, Ascoli 2, Pordenone 2. E c'è da pensare che proprio il Pordenone era andato in vantaggio due volte e si è fatto raggiungere dall'Ascoli. E infine Cremonese Spezia, reti inviolate 0-0, con la seguente classifica alla fine del 36esimo turno: Benevento
83 punti, Crotone 65, Spezia 57, Pordenone 56, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana ed Empoli 51, Chievo e Pisa a quota 50, Virtus Entella e Venezia a quota 47, Ascoli 46, Cremonese e Perugia 45, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 40, Trapani 38, Livorno 21. Sentiamo dunque gli effetti di quello che è successo subito dopo, una volta che è giunto alle orecchie di tutti i componenti della squadra del Crotone, soprattutto in città. Vedete un attimo dal sottofondo per capirlo. I clacson che suonano a festa, le urla certamente che arrivano da Livorno di Giovanni Monte, è un po' che lo speaker, l'anima speaker del Crotone Calcio, appunto allo stadio comunale Ezio Scila, è lo speaker ufficiale dello stadio. E certamente anche il putiferio vi riesce a far immaginare cosa è successo nella notte tra venerdì e sabato. E si ritorna un po' a quell'effetto di quella sera contro la Lazio. Alle emozioni allo stadio comunale Ezio Scila. E vedete un po' che cosa è successo. Vi abbiamo dato anche un assaggio di quello che è stata la festa del Crotone, e immaginate invece il motivo di orgoglio del presidente Vrenna. Presidente, il giorno dopo riviviamo queste fantastiche emozioni e questo traguardo storico. Sì, voglio dire, ieri sera appena arrivati ho visto la città che è impazzita, è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio da parte mia e della società, ecco, che rappresento. Abbiamo fatto un ulteriore, lasciatemelo passare come termine, miracolo, perché una città piccola come la nostra, retrocedere dalla Serie A e poi dopo un anno, no, rivincere il campionato di B, voglio dire, penso sia davvero un'impresa che rimarrà nella storia. A tal proposito, lo riconoscono tutti, anche oggi i giornali hanno elogiato non solo l'impresa fatta dalla squadra, ma anche ciò che c'è dietro le quinte, cioè questa fantastica società che ha fatto sì, ha messo tutti i tasselli a posto affinché si potesse raggiungere questo fantastico sogno. Assolutamente, voglio dire, questa è la dimostrazione che le cose non arrivano per caso, soprattutto nel momento in cui la programmi e ci riesci, questo è un motivo davvero che fa capire quanto a Crotone si lavora bene, in tranquillità e soprattutto con la competenza, ecco. Come finisce lo Spezia? E poi ci tanti! Misca te! Vai che sto finendo, vai! Passate per
Queste sono un po' gli stralci, questi sono gli stralci di quella che è stata la festa. Il Crotone che torna in Serie A e la Calabria adesso è tutta rosso-blu, perché è l'unica squadra calabrese a rappresentare nella massima serie proprio la Calabria. E questo praticamente era un po' il quadro che volevamo darvi per l'assaggio di questa festa, visto e considerato che abbiamo dovuto eliminare per mancanza di audio, oppure audio sovvertito dalla musica per problemi tecnici, per quanto concerne le puntate a cui vi abbiamo abituato fino a questo momento, considerando appunto il tutto, non vi abbiamo voluto lasciare soli e quindi dedicarvi sicuramente quello che è il risultato che la partita ha determinato, e quindi fare anche un po' un quadro delle emozioni che ha vissuto la città in questa nuova promozione in attesa di cominciare una nuova avventura in Serie A. Tra pochi minuti vi daremo un assaggio, comunque più tardi vi daremo anche un assaggio con una seconda parte di quella che è la conferenza subito dopo la promozione, la prima effettiva di turno in preparazione alla gara contro il Frosinone di domani sera alle ore 21, la prima dopo la promozione di Mister Stroppa. E mentre vi parliamo praticamente sono arrivati gli effetti dallo stadio di Bologna del doppio vantaggio del Bologna contro il Lecce alla Dall'Ara. Vi abbiamo dato la possibilità di rivivere la cronaca di questa questa partita e della promozione. A più tardi vi daremo anche uno stralcio della prima conferenza stampa di Giovanni Stroppa. Un motivo d'orgoglio in più per essere finalmente arrivati a questo traguardo della Serie A, un traguardo che significa tanto per rilanciare il territorio sotto il profilo economico e finanziario, per far ritornare in grande il protagonismo della città di Crotone, una città che vive anche una situazione tragica per quanto riguarda soprattutto anche gli effetti del Covid, che sono state la ciliegina, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso per quanto riguarda la situazione del territorio dal punto di vista turistico, dal punto di vista industriale, dal punto di vista dell'emergenza lavoro. E quindi la speranza di questa promozione è quella di ripartire da qui per poter far riemergere il mercato del lavoro, per poter portare soldi in cassa alle istituzioni, per amministrare bene questa città e rilanciarla economicamente parlando.
È tutto per il momento, a più tardi per un secondo momento di partecipazione in vista della preparazione alla partita di Crotone-Frosinone in programma domani sera alle ore 21 allo stadio comunale Ezio Scida. E da questo momento, oltre a darvi l'appuntamento a più tardi, vi confermiamo l'appuntamento di domani sera alle 22.50 circa per il solito M91 qui Crotone, post Crotone Frosinone. Dopo la promozione, le ultime due giornate saranno appunto Crotone Frosinone e poi la trasferta di Trapani venerdì 31 luglio a chiusura di tutto il campionato. E al lancio di quelli che saranno i play-out per quanto concerne la lotta alla salvezza e per quanto concerne i play-off per la terza squadra da promuovere dopo la finale della lotteria appunto dei play-off. È tutto da parte di Antonio Milano, vi invitiamo a seguirci su RDA Radio 1 da cui vi abbiamo parlato in diretta e sugli altri oltre 70 canali aderenti al circuito Spreaker, emittenti calabresi e siciliane di altre parti d'Italia, e a seguirci anche sulla pagina Facebook di Fra Calcio e Realtà di Original. Buon proseguimento a tutti da parte di Antonio Milano. A mano a mano, Rino che ritardo. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balla via. È stato divino, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto il dolce ricordo sbagliato da.